Internet è un posto magnifico, però tante volte ci porta a fare delle cose brutte. Quella che ho tra le mani è una richiesta di risarcimento da 5.000 euro. Ora vi racconto cos'è successo. Aveva 14 anni Carolina Picchio quando il 5 gennaio 2013 si lanciò nel vuoto dalla sua casa di Novara. È stata la prima vittima acclarata di cyberbullismo. Non ha retto allo sconforto. E lo sconforto è quello che ha colpito anche me quando ho ricevuto questo messaggio. Maschilista di merda, fascista e anche drogato, non meriti tutto questo. Sui social mi impegno a lanciare messaggi positivi e poi ho le spalle larghe. Ma quanti danni potrebbe fare questo ragazzino se prendesse di mira una persona debole, insicura? Quanti ragazzi e ragazze devono ancora morire prima che queste persone capiscano che la devono finire? Cosa gli posso fare a questo ragazzo qua? Perché voglio fare qualcosa. Fino a poco tempo fa una situazione come questa aveva una tutela anche pubblicistica, perché era previsto il reato di ingiuria, quindi uno faceva una denuncia anche da solo dai carabinieri e poi lo Stato si, diciamo, prendeva in carico la tutela del cittadino. Poi, un po' perché il carico giudiziario è abbastanza intenso, si è deciso nel 2016 di depenalizzare questa fattispecie e a tutela, diciamo, del decoro, dell'onore delle persone è rimasta solo la diffamazione, che però nel tuo caso non si applica, perché si applica quando per esempio uno fa un commento a uno status su un social network, non tanto quanto quando si manda un messaggio offensivo come offensivo quello che hai ricevuto tu. Avvocato, mi stai dicendo che un qualsiasi ragazzino mi può scrivere quello che vuole e io non posso fargli niente? La tutela pubblicistica, diciamo, non è più garantita, uno dovrebbe fare delle iniziative private, ma purtroppo non puoi andare dai carabinieri a fare denunce, nemmeno io posso farti scriverti una denuncia da depositare in procura. Purtroppo non c'è molto da fare. Dal 2016, fosse successo prima, queste tutele erano garantite. C'è anche un altro motivo per cui mi sono incazzato tantissimo, ma per spiegarvelo devo portarvi in un piccolo paesino della provincia di Como, Fenegrò. Questa dietro di me è la tomba di mio zio Giorgio. Vi ho portato qui perché mio zio Giorgio è stato messo, quando era giovane, dai fascisti, dai nazisti, in un campo di concentramento tedesco, proprio fuori Berlino. Essere chiamato fascista proprio non mi va giù, perché ho sentito tante volte i racconti di mio zio che per sopravvivere in questo campo di concentramento mangiava le bucce delle patate. E mi ricordo ancora quando raccontava che si sognava ancora di notte le sirene che a un certo punto suonavano nella notte. Questo è il motivo per cui me la sono presa così tanto, se mi è stato dato del fascista. È una parola così semplice, tante persone non capiscono il male che ha fatto e che può fare. E quindi non è giusto che un ragazzo, soprattutto molto giovane, possa fare questo. Qualcosa si può fare, l'unica soluzione che c'è da quando è intervenuta la depenalizzazione è il processo civile, la causa civile, dove se uno la vince in realtà prevede anche l'applicazione di una sanzione amministrativa che può arrivare peraltro a cifre anche consistenti di diverse migliaia di euro. In più, se effettivamente viene provato un danno, è previsto il risarcimento del danno, che nel caso di specie sarebbe, diciamo, conferito a te. Una soluzione che potremmo adottare sarebbe quella di fare quella che si chiama una diffida, cioè una lettera fatta ovviamente dall'avvocato, dove invitiamo questa persona che ha fatto questo illecito a offrire magari anche lui stesso un risarcimento e poi vedere cosa succede, perché a volte sui social sono tutti leoni finché scrivono e pensano di non avere conseguenze, e poi quando arriva una lettera a un avvocato improvvisamente recuperano, diciamo, la loro umanità quantomeno. Va bene. Procediamo, ci pensi tu, fai tutto tu? Scrivo la lettera, poi te la sottopongo e poi gliela facciamo arrivare e vediamo cosa succede. Avevamo deciso di scrivere la lettera, ma a chi l'avremmo recapitata? In fondo avevamo solo un profilo Instagram ed un insulto. In meno di 2 ore, grazie ad internet, sapevamo
tutto. Conoscevamo la scuola frequentata dal ragazzo, sapevamo in quale squadra di calcio giocava, l'avvocato aveva scoperto anche il nome della madre. E sapete qual è la cosa buffa? Questo ragazzo aveva appena vinto 200 euro per meriti scolastici. Non siete al sicuro dietro le vostre tastiere, testoline vuote. Volevo dire testoline di cazzo, ma meglio essere educati. Ed eccola qui la lettera dell'avvocato. Adesso ve la leggo. Gentile signora, la mamma del ragazzo, visto che è minorenne, nella giornata di ieri il signorino ha contattato in privato il mio assistito, ingiurandolo gratuitamente, senza motivo alcuno, maschilista di merda, fascista e anche drogato, non meriti tutto questo. Quel che più offende è l'epiteto fascista, che oltre ad essere altamente inopportuno, soprattutto se si tiene conto della vicinanza della ricorrenza del giorno della memoria, lo è particolarmente per il vissuto personale del signor Discacciati. È difatti ancora vivo e profondamente sentito il ricordo dello zio internato in un campo di concentramento tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. L'ingiuria di suo figlio ha recato grave turbamento nel mio cliente ed era sua intenzione agire in sede civile per ivi richiedere la liquidazione della sanzione civile prevista per l'ingiuria e il risarcimento dei danni non patrimoniali. Il tutto con richiesta di riconoscimento a favore dell'Associazione Nazionale Partigiani affinché servisse da monito educativo nei confronti di, aiutandolo a comprendere la gravità delle sue affermazioni. Riteniamo che la quantificazione di tali poste possa equitativamente essere attribuita in euro 5.000 oltre alla liquidazione delle spese legali. Questa sarà una bella doccia fredda. Lo so, in questo momento avete sentimenti contrastanti. Qualcuno di voi starà dicendo: grande Disca, fagliela pagare. Qualcun altro invece starà pensando che sto esagerando, che è solo un ragazzino. Ma troppe volte questi atteggiamenti vengono sottovalutati finché non ci scappa il morto. Troppe persone, adulti compresi, non hanno nemmeno idea di quali possono essere le conseguenze di atteggiamenti del genere e li sottovalutano. Come diceva Martin Luther King, non ho paura dei malvagi, ma del silenzio degli onesti. Non lo faccio per me, ma per tutti quelli che non hanno la forza di difendersi. Quindi mi spiace, ma vado avanti. È stato l'ultimo a arrivare a casa e pensavano fosse addirittura morto. Dopo un giorno finalmente è arrivato, allora tutti gli sono andati incontro e... aspetta un attimo. Questo è il manganello che apparteneva alla persona, al fascista che ha fatto rinchiudere mio zio. Una volta gli hanno fatti spogliare tutti perché dovevano fare una doccia, anche perché non è che capivano bene il tedesco, quindi una doccia, dovevano lavarsi tutti nudi. Sono entrati in questo locale dove c'erano dei bocchettoni, erano lì tutti a aspettare, poi non si sa cosa è successo, perché li hanno fatti riuscire tutti e rivestirsi. Ha scoperto dopo, quando è venuto a casa, che se li lasciavano dentro sarebbero morti perché veniva giù il gas da lì, ecco. E lui perché si è salvato? Tra virgolette è stato anche fortunato, perché lui faceva il falegname, quindi lo mandavano fuori a aggiustare qualcosa, no? E questo manganello ha una storia incredibile, perché quando è caduto il fascismo e mio zio non tornava a casa, gli amici di mio zio hanno preso mia nonna, sua sorella, e l'hanno portata davanti alla persona che l'aveva fatto portare via. Li hanno messi in una stanza, hanno dato questo manganello a mia nonna e gli hanno detto di fare quello che voleva. Allora mia nonna ha preso il manganello, l'ha posato sul tavolo e gli ha detto: ti perdono. Ti perdono, nonostante ancora non sapesse se suo fratello era vivo o morto. Io adesso prendo la lettera dell'avvocato, già pronta, già scritta, già firmata, e faccio la stessa cosa.
ti perdono. Ti perdono perché questo video non voleva essere un video per fartela pagare. Voleva essere un video che servisse ad insegnare qualcosa. Tu pensa se tutta questa energia che hai utilizzato per farmi del male, tu riuscissi ad usarla per fare del bene alle persone. Pensa se tutta questa energia tu riuscissi ad incanalarla in qualcosa di positivo, di costruttivo. Raggiungeresti dei risultati incredibili. Socrate diceva che quando ci comportiamo in modo sbagliato è perché non sappiamo. E non può che essere così, perché tutte le persone felici che ho incontrato nella mia vita sono persone che fanno qualcosa di positivo per le altre persone. Sembra proprio che la felicità passi da questo: aiutare i più deboli. Ora che ci penso, non esistono persone felici tra quelli che trattano male gli altri, pensaci. Quindi esattamente come ha fatto mia nonna col manganello, io ti perdono e spero davvero che questa storia possa insegnare qualcosa a te e a tutte le persone che vedranno questo video. Ciao Luca, ti volevo innanzitutto ringraziare per aver deciso di voler chiudere qui la questione e soprattutto per come l'hai gestita. Mi sono reso conto che ho sbagliato. Devo dirti soprattutto che sono veramente dispiaciuto, anche perché mi sono spaventato molto e ho capito l'importanza di usare delle parole giuste in determinati momenti. Tutto questo mi ha insegnato che dovrò fare più attenzione in futuro alle parole che utilizzo. Non so neanche cosa mi sia passato per la testa, perché non è un gesto di cui mi levanto. Non sono arrabbiato con me stesso in questo momento. Ti ringrazio soprattutto per come hai trattato tutto questo e perché mi stai facendo un grande favore scegliendo di non proseguire su questa strada. Mi piacere che tu abbia capito che mi sono pentito, che ho sbagliato a compiere questo gesto. Mi aspettavo che potesse trattarsi di cyberbullismo. Mi dispiace.